salite? Ah, sì! Sarà stata la magia del Natale! Ah, ma certo! E poi io sono una donna, sì, è vero! E cosa fa una donna durante le feste di Natale? Oh, ma si sfianca l'anima e il corpo, certamente! E con una mano ritira la tredicesima, con l'altra paga le bollette, compra regali ai figli, fa il presepe, addobba l'albero, con una mano salta la rata del mutuo, sistema le camere dei parenti, fa la spesa, prepara gli agnolotti, compra la stella di Natale, anche per la suocera naturalmente, corre dalla parrucchiera, fa pieno alla macchina, appende il vischio alla porta, cura l'acetone del nipotino che le hanno affibbiato anche per Natale, perché loro hanno tanto da fare, e prepara anche i bigliettini per il marito, lui non può, poverino, mette a mollo le lenticchie, compra i pedardi per Capodanno, e poi per non perdere tempo, legata una granata al sedere, lucida al parquet. Ah, l'uomo! Ah, ma l'uomo, il mio uomo, si mette il costume rosso, la barba, il cappello e fa Babbo Natale. Ma grandissimo minchione! Oh! E basta, è tutto lì. E poi gioca, ma gioca tutto il tempo con i nipotini. E dice, la nonna di giocare non ne ha voglia, perché non è rimasta bambina dentro come me. Brava! No, vedi caro amore, tu non sei rimasto bambino dentro, sei rimasto un pochino cretino. E cretino, bambino, ci sono quelle tre o quattro letterine, pochine, ma fanno la loro bella differenza. Vedi, amore mio, per te il massimo della trasgressione, altro che costume, è andare a letto senza calzini e mutande qualche volta, quando è caldo magari. Lo sai. Ma lo sai, fragolino mio di bosco, che tu sei un uomo di seconda scelta. Sei insomma come un prosciutto di spalla coi buoni fosfati. A mangiarlo, specialmente all'inizio, non è che si muore, no? Però a lungo andare danneggia gravemente la salute. Ah, dimenticavo, amore bello. Le vedi quelle belle corna di acce, tutte sbrilluccicanti sotto l'albero? Sono per te. Io non capirò mai perché gli uomini quando stanno male soffrono sempre un po' di più rispetto a noi. Le loro emicranie, e sono più emicranie delle nostre. Le coliti più melodrammatiche e le febbri più perniciose. Se li ami, ti tocca di assistere alle loro digestioni faticose e gioire anche tu all'avvento di maestosi rutti bitonami. Gli uomini malati diventano lamentosi come Orietta Berti quando canta finché la barca va. E se sei tu a cadere malata? Non è niente, non fare la vittima. Riporto uno straccio di telefonata fatto a un caro amico qualche tempo fa. Sai, c'ho l'influenza, mal di gola, mal di testa e la febbre 39. Non me lo dire, io non ho mal di testa, niente febbre e per adesso neanche il raffreddore, ma non sto mica bene. Una volta chiesi a un mio vecchio fidanzato di accompagnarmi al pronto soccorso. Lo andai a prendere a casa perché si era agitato. Oh, arrivati in ospedale, collassò. Quindi i medici si occuparono di lui mentre io cercavo di non morire. Vi prego, evitare i falsi malati, gli ipocondriaci, quegli uomini, cioè, che stanno male sempre, ma non per
vero, purtroppo. Soltanto perché sono fissati. Con loro devi fare sempre la dama di San Vincenzo. Altro che ultimo tango a Parigi. L'ipocondriaco in assoluto. Tenne il contagio. Neanche abitasse nelle Brosari insieme a Don Rodrigo. Non beve dal tuo stesso bicchiere. Si veste solo di cotone perché la flanella gli fa prurito. Dorme sempre con l'umidificatore acceso perché gli si secca la gola, anche a Venezia. C'ha le tonsille deboli e il terrore per la corrente. Soffre di eritemi e si spella come un peperone arrosto. E poi si lava le mani sempre. Prima, durante e dopo aver fatto pipì. Roba che nell'attesa potresti prenderti un lavoretto part-time. Comunque, il must dei maschi rimane uno. Svenire in sala operatoria durante il parto della moglie. Mentre noi ci sbudelliamo, loro cadono a terra come pinoni. Se fossi un'ostetrica, li piglierei per la pelle delle ginocchia e li calcerei fuori a calci in culo! Per gli uomini è diverso, con l'età guadagnano punti, più diventano vecchi e più migliorano, come il vino. Invece noi donne, e siamo come il gorgonzola, più diventiamo vecchie e più diventiamo grasse. Sai quel bel grasso stagionato che cola? E poi e ci vengono anche le vene varicose, blu cobalto, tali e quali alle muffe del gorgonzola appunto. È come il crollo di una diga. Da un momento all'altro, cric, cric, un leggero avvertimento e poi spaparapac, il disastro. Io, un giorno sì, uno no, e mi farei a pezzettini e mi infilerei nei bidoncini dell'umido per vedere se mi riciclo insieme alle pelli del salame, del prosciutto, delle noci, gusci e non esca qualcosa di buono. Dovrei provare a potarmi. Sai come si fa con i gerani? Via il naso, via le orecchie e via anche il mento. Tanto con la primavera e i primi caldi e mi rispunta tutto e anche più fresco. Come la mia amica Marcella. Ma lo sai cosa si è fatta? Ha fatto la befanoplastica. Oddio. E si trattava di un caso disperato, eh. Era proprio una befana fatta e finita. E non riusciva più a sollevare le palpebre, tanto era il peso della pelle in esubero. E era come se la dormisse sempre, con due origami di cartapesta appoggiati sugli occhi. E ora però è un'altra cosa, eh? Ora non chiude più gli occhi, 24 ore al giorno. Lascia sempre quello sguardo, con gli occhi chiusi da guardia giurata. E per lei, e viene sempre giorno un po' prima, ma tanto ormai è abituato. Oh, lascia più silicone Marcella che una veranda esposta in nord. Ora, la si è anche voluta rifare le tette. E la se le è fatte due volte. La ce l'ha così grosse che non riesce più a tenerle separate. E infatti le stanno una sull'altra e incolonnate. E poi la devi vedere in macchina. Lei è tranquilla come un fringuello. E certo, con quell'airbag lì la si può scaraventare di sotto come fecero Thelma e Luis, tanto non si farebbe neanche un bel livido. Però a proposito, io conosco una chirurga estetica che ti rimette a posto come un puzzle da poco prezzo. Lei, che non lo fa di mestiere, la si sistema le labbra da sole. E infatti, da sola, e infatti lasciala tutte storte, sgonfie come un canotto quando si è lasciato al sole. E la dice anche che per eliminare le guanciotte da pesca melba basta togliersi i molari, così il viso si rilassa. E
Una volta, senza che nessuno gliel'avesse richiesto, mi ha appoggiato le mani sul viso, come in una specie di trance l'ha sentenziato. Mi dispiace, sai, ma per te non c'è proprio nulla da fare. È proprio la struttura che è brutta. Pazienza, sono rimasta tutta biodegradabile. Se mi addormento in un bosco di castagne e fa la stessa fine, marcisco con loro. Oh, ma adesso mi impegno, Mi faccio la maschera almeno una volta alla settimana. Dove? Come dove? Ma al teatro di Rifredi, no? Cari miei, non c'è più niente da fare. Per queste rughe non basta più una crema e ci vuole direttamente la smerigliatrice. Che venga abolita una volta per tutte la tradizione nefasta del regalo, l'orrido pensierino, lo stomachevole omaggio, il presente che logora chi lo fa e chi lo riceve. Tanto si sa, quasi mai un regalo di Natale si dimostra all'altezza delle aspettative. Desideri un anello? Ti arriverà una pentola a pressione. Aspetti un viaggio alle Canarie? Ti regaleranno un Doberman. E allora basta, basta, guardiamo in bocca al cavallo nato. E non parliamo dell'ostinazione degli amici quando sanno che fai la collezione di qualcosa. Lì il tuo destino è segnato. Mio cugino ha dovuto ricorrere a pubblici annunci per comunicare la fine della sua collezione di elefanti. La mia amica Laia invece non c'è ancora riuscita. Lei fa la collezione di maiali e c'ha di tutto. Poster, portacandele a forma di suino, copriletti crivellati di porcelli, un'enorme scrofa di vetro di Murano e persino un baby doll con tanto di porco ammiccante. Quando vado a trovarla mi sembra di entrare in un porcile. Trovo che non sia affatto carino. Comunque, in fatto di regali, una cosa almeno ci rimane. La carta. Chissà perché a tutti, prima o poi nella vita, prende sta fregola di conservare la carta di Parco. Io, che riesco a buttare via tutto, persino il biglietto nuovo dell'aereo, la ricevuta della tintoria, la carta dei pacchi la tengo. Non si sa mai, se mai dovessi riservirmi per rimpacchettare un dono, per riregalarlo, nel perfetto ecosistema riciclo, anche la carta fa la sua porca figura. Riesco a smagliare anche i tumulari di spugna.
quelli da tennis, tutti crivellati. Ultimamente ho superato me stessa. Ho bucato la scarpa, un ditone. L'unica era segnarsi alla calza contenitiva, elasticizzata, che è velata, elegante, erotica, con uno scalafondo da palombaro. Con quella la sensazione di non avere più due gambe, ma due pioppi. E poi la devi togliere col piede di porco. Altrimenti c'è l'infida bratissima che ti scivola giù fino alla caviglia, ti fa un bello sperone, un rapporzatinano che ti riempie il mocassino. O quella di Filanca. Quella produce un attrito tale da generare la stessa quantità di energia di una centrale idroelettrica. Sai cosa lo capisci se una donna porta il collante di Filanca sotto il pantalone? Del fatto che quando ti saluta ti dà anche la scossa. E poi c'è l'eroticissima autoreggente, che diciamocelo non sta su perché sfida la forza di gravità, ma solo perché c'ha una striscia di gomma alta 4 dita, una camera d'aria che dopo 2 ore che cammini ti si vulgarizza direttamente sulla coscia. La levi e ti rimane una strisciata di gomma che sembra ti abbia frenato sulla gamba un tir. E poi rimane l'anticristo della calza, il gambaletto di riaprir nocciola, antistupro. E poi dicono che le donne devono fare riunioni di autoconoscenza per difendersi dai manici. Non serve, bastano 2 euro. Con quelle calze lì sei sicura? Metti che un maniaco ti fermi e già ti deve andare di culo, Quando vede il gambaletto di riaprir nocciola, al massimo ti dice: tieni sfigata, prendi questi 5 euro e vai a comprarti un paio di calze decenti. Eppure è sempre stata lì sul suo mezzolino. Sparita da un giorno all'altro e poi così di colpo senza neanche lasciare 2 righe. Roba da X-Files. Sarà anche lei entrata nella terza dimensione. Perché a casa vostra non si sono mai manifestati dei fenomeni paranormali? Non ci credo, non ci credo. Niente lavatrici che mangiano i calzini? Io giuro che prima o poi piazzerò una telecamera davanti alla mia macchina da lavare e manderò il video a qualche trasmissione di metafisica. La scena è la seguente. Mi chino davanti allo blocco il mio bel paio di calzini. 2. Calzino destro e calzino sinistro. Sono cosciente. Sono nel pieno delle mie facoltà. Sono 2, li vedo. Qui, tra le mie mani, introduco il tutto, seleziono un bucato molto sporco, adoro gli indumenti infeltriti come carta assorbente, aspetto, risciacquo, centrifuga, apro. Di calzini ce n'è soltanto uno. Mutande, asciugamani, magliette, tutto ritorna all'appello, tranne lui, il maledetto, l'insofferente calzino desideroso di riprenderti la sua libertà. Eppure ci sono calzini che stanno sempre in casa, chiusi dentro la solita ciabatta. Io lo portavo, lo portavo in tournée. Gli facevo calcare i palcoscenici d'Italia. Qualche volta l'ho portato persino all'estero, ingrato, tale e quale al telefono di casa. Lo sento squillare che sto giù nell'androne, mi scapicollo su per le scale, sfondo la porta, mi inciampo rovinosamente nello zerbino
casco sulla cornetta, la sollevo e tu, 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 niente, hanno messo lì. Dai, non è possibile. Deve essere un'iniziativa privata del telefono che si fa beffe di me. E chi ha buttato la garanzia in pattumiera? Io non di certo. E com'è che il latte appena mi gira si spadafaccia sul gas? Ora basta! Chiederò al mio figlio Beniamina come stanno davvero le cose. È l'unico amico sincero che mi è rimasto in casa. E buon Natale dal laboratorio di teatro. Lettera al direttore. Il problema dei tigami, indubbiamente molto importante, mi ha però portato via tanto tempo e spazio che ora posso solo trattare brevemente la questione che forma l'argomento della lettera del signor Skippy del Yorkshire. Detto signore, sì, detto prego. Signore, desidera sapere se è possibile impedire al latte in bollore di scappare e come eventualmente suggerisce una pentola molto, molto profonda. Come eventuale soluzione, prego, c'è un errore di redazione qua, vedo. Alla domanda del signor Scarpi risponderò con una serie di regole che tutti coloro che volano il latte farebbero molto bene a seguire. Sono regole basate sul buon senso e su una profonda esperienza acquisita asciugando il latte scappato dai fornelli sia elettrici che a gas. Regola numero uno: non fate mai bollire il latte, toglietelo dal fornello appena comincia a gonfiarsi. Numero due: è umanamente impossibile tenere il latte sul fuoco e contemporaneamente sbrigare un'altra faccenda qualsiasi. La medesima regola del resto vale quando si tosta il pane, no? È lo stesso. Per cui tentare di scaldare il latte e tostare il pane contemporaneamente, vizio molto diffuso, è follia pura. Terzo, il latte non sorvegliato bolle immediatamente. Quanto? Un quarto di latte, attenzione, questa è scienza, un quarto di latte portato a una temperatura di 100 gradi centigradi sale a un'altezza superiore a quella della pentola stessa in cui si trova, qualunque sia la pentola. Prendendo un caso limite, per esempio, se versaste un bricco di latte nel cratere del Vesuvio, Pompei sarebbe inevitabilmente inghiottita la seconda volta. Quinta regola, allora, la velocità con cui il latte in bollore sale dal fondo del tegame a un punto qualsiasi oltre l'orlo è maggiore della velocità che possono raggiungere mani e cervelli uniti nel tentativo di ghermire la pentola fuori. Segua quindi queste nostre parole, signor Schiaffi, e tutto andrà bene. Ma non dimentichi di tenere a portata di mano uno strofinaccio. In famiglia, diciamoci, gli uomini in casa sono come i peli superbi, danno noia, e dopo lo sono minati. Come minati? Se avete capito, intendo trovargli qualcosa da fare, fuori. Ah sì, per esempio fargli capire che potrebbe andare a comprare quella cosa utilissima che ha visto sulla pubblicità e che lui vuole a tutti i costi. E poi magari subito dopo finisce nel ripostiglio. E così noi quelle sere possiamo liberar casa dagli atti elettrodomestici intelligenti, certo, che ci ha rifilato gli anni scorsi e che sono in attesa del mercatino di Natale. Certo, certo, insieme a quegli altri regali riciclabili che amici e nemici continuano a farci trovare sotto l'albero. Io sono attaccatissima
medesima alla scopa elettrica e non. Bene. E basta. Certo. Non dice polvere siamo e polvere vittime. Certo. E poi sapete una cosa? E se di quei momenti si approfittasse, visto che l'Homo sapiens è uscito di casa, e ci facessimo una bella pizza con le compagne di sventura? Qualcuna che ha tempo libero, da Pilates, danza del ventre, teatro molto molto moderno, ballo liscio. E che spera come noi di scambiare due chiacchiere a un tavolo che pulirà qualcun altro. Oh, finalmente. Finalmente. Però l'altro giorno cosa ci è successo? L'altro giorno abbiamo avuto la nuova gestione nella pizzeria Lando. E con gli occhi un po' annebbiati, non solo dalla cataratta, abbiamo letto quel magnifico libro che ci hanno presentato, dove c'era scritto il libro delle tue pizze. 20 pagine di nomi e cognomi, senza traduzione, che ti ghiacciano e ti fanno credere tutto, ma proprio, proprio tutto, le devi assaggiare, per cui alla fine ordini una quattro stagioni, cioè, e via. Ma lo sapete, l'altra volta ci hanno portato dei piatti 50x50 dove strabordava la pasta e calavano giù ingredienti misteriosi. Chissà come sarà divertito il cuoco a buttarci dentro tutto quello che gli capitava sotto mano. Al prezzo della pizza ho dovuto aggiungere quello della tintoria con quanto sugo m'è colato al secondino. La prossima volta schiacciata al crudo e via. No, sai cosa faccio? Ordino due belle teglie di pizza alla Coop con l'avanzo, perché sono troppe, magari le ritaglio tutte a pedattini e preparo l'antipasto per domani che viene la mia cognata. Devo andare di corsa a riprendere nel sacco quel trifami non so che dell'Ikea, sì, che l'uomo di casa non ha saputo assemblare. Vero, ho trovato a chi regalarlo! Dal medico. Il salotto che serviva da stanza d'aspetto per i clienti del dottor Pastone, deserto e luminoso, era immerso nel silenzio. S'aprì la porta e la cameriera introdusse un ometto pallido, tremulo, seguito da un donnone congestionato, e si ritirò pianamente. Nella stanza c'era un silenzio uggioso. Nessun rumore s'udiva di là dalla porta che metteva nel gabinetto di consultazione. Non il minimo segno di vita veniva dal resto della casa, che era anche abitazione. Forse i bambini dei medici non si muovono, forse non fiatano, la moglie sarà sempre fuori. I nuovi venuti si misero a sedere, dettero un'occhiata distratte ai soliti quadri che sono appesi alle pareti di questi salotti. Sul tavolinetto c'erano le solite riviste vecchie che si trovano nelle anticamere dei medici. Il donnone ne prese una a caso e si mise a sfogliarla distrattamente. Ti sei segnato tutto quello che devi dirgli? Domandò all'ometto. Ma lo ricordo, sta tranquilla. Quando si va dal medico scompaiono i sintomi e magari ci si dimentica di dire le cose più importanti. No, 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 non c'è pericolo, no. E l'ometto pallido si guardò intorno, un po' intimidito. Su una scrivania si vedevano molti telegrammi aperti. Quanti telegrammi? Mormorò il donnone. L'ometto cominciò a scorrere qualcuno. Che dicono? L'ometto cominciò a leggerlo qualcuno a mezza voce e nel silenzio uggioso s'udiva un bisbiglio incolore, monotono. Mostro caro che avevate in cura, dipartitosi ieri per sempre, stop, segue lettera, stop o segui. Poveretto,
E ancora, morto e strappatoci il vostro cliente, costernatovi, dispensiamovi ulteriori visite, prosecuzione cura, salutiamo, eccetera, eccetera, stop. Siamo nati per soffrire. Vostro paziente, spirato stanotte fra braccia suoi cari, stop. Pace all'anima sua. E comunico, vi deceso il vostro ammalato. Presente per comunicarvi improvviso aggravamento, seguito catastrofe, vostro paziente, nostro amatissimo consorte. Informiamovi, straziati, fine immatura, nostro adorato padre affidato vostre cure. Partecipiamovi al trapasso cliente, osservi. Vostro cliente cessato soffrire, causa morte. Inutile veniate domattina, perché cliente deceduto, stop. Annunziamovi vostro cliente strappato al nostro affetto tra sofferenze inenarrabili. Grati se vorrete partecipare esegue vostra cliente, stop. Funerali vostro cliente svolgeranno domani forma solenne. Subito dopo vostra visita, nostro caro deceduto. Infermo da voi curato, passato repentinamente miglior vita, stop. A ogni telegramma, il donnone faceva nascantemente le corna, come proseguiva la lettura dei dispacci, col suo tono uniforme, con vocetta flebile. E diamovi ferali notizia, perdita nostro caro, che voi avevate in cura. Vostro cliente non è più, stop. Una breccia, stop. Catastrofe avvenuta, nottata, stop. Astenetevi di venire domani solita visita. L'ometto si interruppe, udendo aprirsi la porta. Sulla soglia apparve l'imponente figura del dottor Pastrone. Alto, grosso, florido, in camice bianco, con lo stetoscopio in mano e una piccola lampadina sulla fronte. Avanti a chi tocca! Ma l'ometto e sua moglie infilarono la porta d'uscita e se la batterono facendo scongiuri. Il medico richiuse la porta alle loro spalle e il salotto, deserto e luminoso, ripiombò nel tedioso silenzio. Le bugie. Pensando, dopo essere stato a tradire sua moglie Isabella, Riccardo Corradi non era tranquillo. Aveva fatto tardi e Isabella poteva sospettare qualche cosa. Occorreva trovare una scusa e una scusa. Come poteva fare? Doveva dire di essere stato a fare qualcosa di cui non poteva fare a meno e in un luogo da cui non era potuto venire via prima. Ma che si scervellava? L'aveva portata di mano la scusa. Non era fissata per oggi la conferenza del suo direttore, il commendator Clamino? Corrado avrebbe detto di essere stato alla conferenza e di aver dovuto aspettare la fine per congratularsi. Avvertì una leggera punta di rimorso mentre architettava la bugia a pensiero di Isabella, di quella donna fedele, innamorata, che era piena di fiducia in lui. Ma perché ingannarla? Sarebbe stata l'ultima volta. Affrettò il passo verso casa quando due dubbi lo fermarono di botto. E se la conferenza non ci fosse stata? E se alla conferenza fosse andata Isabella? Dunque, la prima possibilità era meno probabile, ma non impossibile. Un'improvvisa indisposizione, un rinvio. E la seconda non ci aveva pensato, ma era una cosa più che probabile. Però occorreva accertarsi circa due casi e come Corrado poteva farlo facilmente, si sarebbe rivolto a qualcuno che c'era stato, a qualche comune amico. Infatti stava per entrare in un posto telefonico pubblico nei pressi di casa sua quando si sentì chiamare.
si voltò. Era Corolli, il suo collega d'ufficio. Ciao, disse Corolli, vieni alla conferenza di Clamino. Sì, fece l'altro e aggiunse guardandosi attorno. Una barba. Ma sai se per caso c'era mia moglie? Non c'era. Ma ne sei sicuro? Sicurissimo, figura. Carolli voleva addentrarsi ai particolari, ma Corrado non gliene lasciò il tempo e si slanciò su per le scale della propria casa. Trovò Isabella, che doveva essere rientrata da poco. Stava per schiattellare la progettata bugia, ma lei lo prevenne. Ho fatto tardi perché sono stata alla conferenza del commendator Clamino. Corrado si morse le labbra. Stava per farla grossa. Fortuna che Isabella, con la sua consueta precipitosità, aveva parlato per prima. Per Carolli, però, che imbecille mettersi ad asserire con tanta fermezza una cosa di cui evidentemente non era certo. Bisognava trovare subito una bugia di ripiego. Anch'io ho fatto tardi, disse Corrado, guardando di sottecchi la moglie. E sono stato a far visita al nostro amico, sai, della pergola, sta poco bene. Oh, era la prima bugia che gli fosse venuto di dire. Della pergola era un amico di casa. Corrado notò che Isabella aveva corrugato leggermente le sopracciglia. Che avesse indovinato, che mentivo. Corrado preferì cambiare discorso e per tutta la sera parlarono d'altro. Domani trovò il collega d'ufficio. Ma mi stavi mettendo in un bel pasticcio ieri sera, eh? Perché? Ma come? Mi assicuri che mia moglie non era alla conferenza di Clamino, invece... E non c'era? No, non è possibile, forse non l'ha vista tra la folla. Sì, ma... Non dovevi però assicurarmi una cosa di cui non potevi essere certo, eh? Perché, anzitutto, dunque... Alla conferenza cosa c'è? C'erano quattro gatti, no? Quindi. Se allora... la tua moglie ci fosse stata, l'avrei vista. In secondo luogo del fatto che se ci fosse, ero ben certo per la semplice ragione che pochi minuti prima di incontrare te, avevo incontrato lei, che mi aveva domandato per caso se alla conferenza c'era mio marito e le avevo detto che non c'era, quindi è chiaro che non c'era nemmeno lei. Altrimenti non avrebbe domandato a me, chiaro. Corrado non capiva. Allora, ma allora era Isabella. Isabella che aveva detto. Ma per quale ragione avrebbe dovuto dirlo? Ma sei sicuro che mia moglie abbia voluto sapere che io c'ero? Ma forse ha capito male, via. Ma via, ma fammi il piacere. Quando me l'ha detto, era con lei, quel vostro amico di casa. Come si chiamava? Corrado cominciò a capire qualcosa della pergola. Sì. E il sì del collega rimase, a quel sì rimase pensieroso a ricostruire una quantità di piccole circostanze che negli ultimi tempi gli erano sfuggite. Il silenzio si prolungò, corrugò le sopracciglia, proprio come il silenzio le aveva corrugate sua moglie quando lui le aveva detto d'essere stato a far visita. All'amico tema. Cari amici, buonasera. Quest'anno avremmo voluto volare alto. Avevamo pensato di recitarvi la Divina Commedia. Poi abbiamo pensato che vi sareste ammaiati. Allora abbiamo pensato ad aforismi, piccoli aneddoti più adatti a un pubblico preparato e maturo. Per iniziare vi presentiamo alcune battute di Giobbe Comatta. Era così povera, ma così povera, che quando si mangiava le unghie apparecchiava la tavola. In principio era il verbo. Il complemento oggetto venne molto dopo. Dalla seconda lettera ai Corinzi. Cari Corinzi, potevate almeno rispondere alla prima, che diamine!
Ed ora alcune battute sulle donne. Voi ci chiederete perché ve la prendete sempre col gentil sesso? La risposta è facile, perché se non lo facciamo qui, a casa non ce lo fanno fare. Al mondo non esistono donne brutte, via. Ci sono solo uomini che non bevono a sufficienza. Alle donne piacciono gli uomini taciturni, credono che ascoltino. Ascoltando le donne in confessione, i preti sono contenti di non essere sposati. Ma hanno l'aria di esserlo. Gli uomini parlano con le donne per poterle portare a letto. Le donne vanno a letto con gli uomini per poter parlare con loro. Gli uomini si svegliano con lo stesso aspetto con il quale sono andati a dormire. Le donne in qualche modo si deteriorano durante la vita. I mariti delle donne che ci piacciono, quelle che ci piacciono, sono sempre degli imbecilli. Il pessimista crede che tutte le donne siano immorali, l'ottimista lo spera. La prova che le donne ne sanno una più del diavolo è data dal fatto che il diavolo ha le corna. Le donne piangono il giorno del matrimonio, ebbene sì, gli uomini dopo. Le donne sono amanti per gli uomini giovani, compagne per la mezza età, infermiere per i vecchi. E ora perdonate, le donne sono come il gambero. È tutto buono tranne la testa. Le donne sarebbero più affascinanti se si potesse cadere fra le loro braccia senza cadere nelle loro mani. Per gli italiani l'inferno è quel posto dove si sta con le donne nude e con i diavoli ci si mette d'accordo. Quando Gesù resuscitò si fece vedere prima dalle donne perché la notizia si spargesse più in fretta. Come tutte le mattine si alzò, si guardò allo specchio e si vide bruttissima. Ci mise un'ora a diventare solo brutta. Era un funerale così povero, che forse nella bara non c'era nemmeno il morto. Gli uomini credono di sposare la propria fidanzata, poi si accorgono di aver sposato la moglie. In amore bisogna non avere scrupoli, non rispettare nessuno, se occorre essere capace di andare a letto con la propria moglie. Se non si è di sinistra a 20 anni e di destra a 50, non si è capito niente della vita. Un signore va dal dottore e chiede: scusi dottore, quando mi tocco qui mi fa male, ma anche qui e qui, ma cos'è che mi succede? Il dottore lo guarda e gli risponde: guarda che hai il dito rotto. Bambino dice: babbo, a scuola mi hanno detto che le carote fanno bene alla vista. Certo, hai mai visto un coniglio con gli occhiali? Una donna ancor giovane, rimasta vedova da poco, mette un annuncio su un giornale per cuori solitari. Cerco un uomo per me che non pensi alle altre donne, che non le sfiori nemmeno, che non le segua. Insomma, un uomo speciale. Dopo qualche settimana suona alla porta un uomo in carrozzella, con le braccia ingessate, e alla domanda su cosa desideri risponde: sono venuto per l'annuncio sul giornale, credo di essere l'uomo fatto per lei.
Non posso toccare le donne perché ho le braccia fratturate e devo restare così per molti mesi. E non le posso seguire perché sono in carrozzella. La signora chiede, è sicuro di essere un uomo speciale? E l'uomo risponde, secondo lei, con che cosa ho suonato il campanello? Due cannibali che stanno mangiando, il primo si rivolge al secondo e gli dice, io con mia moglie non ce la faccio più. E il secondo, beh, almeno finisce le patatine. Due sposini sono in viaggio di nozze e a cena in albergo incontrano una coppia di nani che lavorano in circo. Anche loro in viaggio di nozze. Le due coppie hanno stanze decenti. La prima notte lo sposino, stanco del viaggio, si addormenta subito. Dalla stanza accanto si sente per tutta la notte. Opla! Opla! La moglie non riesce ad addormentarsi. La mattina successiva si incontra a colazione e la nana dice tutta assonnata, dormito bene? E la sposina, mio marito ha dormito come un sasso, ma io no, e voi? E la nana, signora, non ce ne parli, siamo stati svegli tutta la notte perché non riuscivamo a salire sul letto. L'amore è come l'influenza, lo puoi prendere dovunque, ma lo curi solo a letto. Odio i soldi, odio i soldi, soprattutto se sono spiccioli. Se tutti ti danno ragione, o sei di intelligenza mostruosa, o sei il capo. I bambini vanno fatti da anziani. Così gli si sta a carico per meno tempo. È meglio tacere per evitare la figura dell'idiota piuttosto che parlare e confermare l'impressione. Come essere pratici? Attenzione, si può anche mettere in carreggiata. Hanno rubato la carta di credito di mia moglie, ma non fa denuncia. No, non fa denuncia. Il ladro spenderà meno di lei. L'amore ti rende cieco, ma col matrimonio riacquisti la vista. Contrariamente a quanto si crede, tutti i funghi sono commestibili, alcuni solo una volta. La mamma porta dal ginecologo la figlia quindicenne. Dottore, la mia bambina ha un forte ritardo, cosa può essere? Il dottore chiede alla figlia, hai già avuto rapporti con qualche ragazzino? La ragazzina giura di no. Allora il medico apre la finestra, guarda in su e dice, il caso è interessante, è già successo una volta, ma quella volta in cielo c'era una cometa e ora no. Un carabiniere in borghese fuori servizio girella per la città. Ad un angolo vede un tale che prende delle mele da un camioncino, le taglia, prende i semi e li mette in un sacchetto, buttando via la polpa. Il curiosito domanda, perché butta via la polpa e salva i semi? L'uomo risponde con sicurezza, non lo sa? Gli scienziati hanno trovato che i semi di mela sviluppano l'intelligenza. E lei li vende? E quanto costano? Un euro ciascuno. Bene, li voglio provare, me ne dia 5. Il carabiniere li mangia e poi esclama, ma con 5 euro potevo comprare 3 kg di mele e avere molti più semi. Il tizio lo guarda e gli dice, ha visto? È già diventato molto più intelligente. Il carabiniere dice, perbacco, ha proprio ragione, me ne dia altre 5.